Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo parlando di minori stranieri non accompagnati, perché proprio in Palazzo del Pegaso sono stati presentati i nuovi tutori volontari della Toscana. Sono 46 nuovi tutori volontari per minori stranieri non accompagnati che hanno partecipato, superando la selezione finale, all'edizione 2024, allo specifico corso di formazione organizzato dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi, come previsto dalla legge nazionale. I nuovi tutori hanno confermato la propria disponibilità a essere iscritti negli appositi elenchi nei tribunali per i minorenni di Firenze e di Genova. La Toscana è una terra in grado di accogliere, di saper accompagnare, e quindi io oggi sono qui per dire grazie a queste donne, a questi uomini che in maniera volontaria decidono di destinare parte del loro tempo per i minori stranieri non accompagnati. Chiudiamo gli occhi e pensiamo ad una bimba, ad un bimbo che arrivano nel nostro territorio, che arrivano in Italia. A volte c'è qualcuno che con la cultura dell'allontanare non li fa sentire a casa propria. Noi invece vorremmo che queste ragazze e questi ragazzi si sentissero parte di una comunità, potessero crescere aiutati e supportati da altri cittadini del nostro paese che li fanno sentire a casa. Questo è il bello, questa è la valenza. Io quindi, quando mi è stato chiesto di essere qui, ho detto subito sì, perché la Toscana è terra di diritti, la Toscana è terra di accoglienza, la Toscana è una terra che non si volta dall'altra parte. La nostra festa della Toscana l'abbiamo dedicata a Don Lorenzo Milani, e in quel I care, in quel prendersi cura, ci sta la nostra idea di Toscana. I tutori e le tutrici volontarie di minori stranieri non accompagnati sono cittadine e cittadini che a titolo volontario e gratuito presteranno il loro servizio nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione delle persone di minorità straniera, in qualità di rappresentanti legali e di figure di riferimento per le necessità e i bisogni di tali persone, che come sappiamo sono persone particolarmente vulnerabili, sono i cosiddetti vulnerabili tra i vulnerabili, perché minorenni, perché soli e perché stranieri. Ecco quindi che il ruolo di tutrice e tutore volontario rappresenta un significativo esempio di cittadinanza attiva e dà il segno di un impegno sociale che rende le nostre comunità più responsabili, più civili ed inclusive. Dà valore altresì il senso importante di quell'alleanza tra istituzioni e società civili che vivifica più che mai il vivere civile. Ed un altro tema molto importante affrontato in Palazzo del Pegaso è stato quello delle pari opportunità. In particolare un convegno ha voluto fare il punto sull'ABC delle buone pratiche in questo senso. Vediamo. Una giornata formativa rivolta in particolare agli amministratori neoeletti per approfondire e condividere opportunità, strumenti e buone pratiche connesse alla parità di genere. L'incontro, promosso dalla Fondazione Alessia Ballini insieme alla Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale, l'Associazione dei Comuni e quella delle Province, si è svolto nell'Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso. Vogliamo raccontare, informare i nuovi amministratori, quelli che si sono insediati a giugno, di quante sono le opportunità che ci sono per costruire delle politiche di genere, e dire anche che fare politiche di parità non è soltanto, come dire, un esercizio di stile o un ospizio, ma è un modo per costruire delle comunità più inclusive e più eque, e quindi delle comunità, dei comuni dove si vive meglio da tutti i punti di vista sociale, sanitario, ma anche economico. Ormai gli studi ci hanno insegnato che appunto dove c'è più parità si sta bene, si sta meglio, e questo è il nostro obiettivo di oggi: fare in modo che tutte le nuove amministrazioni costruiscano politiche di genere attraverso le opportunità che gli vengono offerte dall'Europa e dalla Toscana. ANCI ha un ruolo di coordinamento di tutti i comuni del territorio e anche come agenzia di servizi, perché da tempo ANCI collabora con la Regione Toscana
Toscana, lo ha fatto su leggi importanti e soprattutto ha la possibilità di fare un lavoro grande attraverso le proprie sindache e i propri sindaci nei confronti delle cittadine. Quindi direi che è uno snodo strategico, perché se vogliamo parlare di pari opportunità dobbiamo parlare di condizione della vita delle cittadine e dei cittadini, e quindi io credo che davvero possiamo dare una mano molto grande. Parliamo di diseguaglianze che persistono, nonostante il diritto abbia da tempo definito, diciamo, una piena uguaglianza dal punto di vista formale, sia nell'ambito della nostra Costituzione che della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per non guardare allo spazio internazionale globale che rafforza i diritti delle donne, il gender gap, cioè il divario di genere in termini di gender pay gap, di divario economico, divario di rappresentanza delle donne nelle pubbliche amministrazioni, nelle università. Va cambiata la mentalità e la cultura, perché ancora oggi stereotipi, bias inconsci, discriminazioni implicite impediscono alle donne di raggiungere i livelli alti della carriera e impediscono alle società di godere pienamente dei talenti delle donne, perché molto spesso questi talenti restano al di fuori del mercato del lavoro. In Consiglio regionale si è discusso non solo di pari opportunità ma anche di parità di genere sui luoghi di lavoro, e grazie anche alle ricerche dell'IRPET è stato fatto il punto della situazione, numeri alla mano in Toscana. Le donne rappresentano la maggioranza della forza lavoro in Toscana nei settori dell'istruzione, del turismo e dei servizi della cura alle persone, mentre sono meno presenti nel manifatturiero. È uno dei macro dati emersi da recenti ricerche IRPET sull'occupazione femminile e che sono stati ricordati nel corso del convegno Sostenibilità sociale e parità di genere ieri, oggi e domani, tenutosi nella Sala Fanfani di Palazzo del Pegaso e promosso dal Consiglio regionale insieme con Confindustria Toscana e Digital Innovation Hub. Devo dire con molto orgoglio e molta felicità che le cose stanno cambiando, anche se non con la velocità che ci aspettavamo, ma devo dire che grazie all'impegno di Confindustria ma anche della politica, e quindi siamo qui a casa del Consiglio regionale e del Presidente Mazzeo, abbiamo cercato in questi anni di stimolare le aziende, comunque di stimolare il territorio per far sì che questa sostenibilità sociale sia veramente un valore, che diventi proprio cultura all'interno delle aziende, e il focus, in questo caso mio personale come Presidente della Piccola, è stato quello proprio di diffonderlo all'interno delle piccole aziende, perché diventa più, essendo più piccole e avendo anche meno risorse, a volte diventa una priorità secondaria rispetto a quella che invece dovrebbe avere. Quello che si vede, diciamo, nel corso degli ultimi anni è sicuramente una presenza di donne occupate che ha titoli di studio più alti dei coetanei, però riveste ancora posizioni di solito più basse, perché anche la forza lavoro sta invecchiando e quindi le posizioni continuano ad essere occupate dalle generazioni passate in cui le donne erano meno presenti, e purtroppo si vede che tra i giovani c'è una uniformizzazione, diciamo, un po' alla meno, nel senso che anche le condizioni maschili dei ragazzi più giovani sono peggiorate come quelle delle donne. Torniamo ad occuparci anche della guerra in Medio Oriente, perché in Palazzo del Pegaso è stato proiettato un documentario che vuole raccontare il massacro in Israele del 7 ottobre 2023. Screams Before Silence è il titolo del docufilm che racconta il massacro di Hamas in Israele il 7 ottobre 2023 e le violenze sessuali inflitte alla popolazione. La pellicola, diretta da Sheryl Sandberg, è stata proiettata in Palazzo del Pegaso con l'obiettivo di condannare tutti i crimini compiuti ed ogni forma di antisemitismo. Noi teniamo molto a ricordare che la regione toscana ha anche provato la definizione di antisemitismo dell'AIRA, che
dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che equipara antisemitismo e antisionismo. E in questa fase è importante perché il 7 ottobre ha fatto drammaticamente risorgere i casi di antisemitismo, e sono gli stessi casi che vediamo non solo nelle piazze pro-PAL, ma sono quelle che producono la creazione di liste di proscrizioni, inventandosi l'esistenza di supposti agenti sionisti. Sono gli stessi che scendono in piazza il 5 ottobre per manifestare nei confronti del terrorismo di Hamas. Quindi oggi l'antisionismo e la sua frontiera più moderna è rappresentata dall'antisemitismo. Spazio adesso anche all'arte e alla cultura, con la presentazione in Palazzo del Pegaso della nuova stagione teatrale del Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa. 10 titoli tra tradizione e contemporaneità, linguaggio classico e sperimentazioni drammaturgiche, frutto della collaborazione tra Comune e Fondazione Toscana Spettacolo. La nuova stagione del Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa, presentata in Palazzo del Pegaso, andrà in scena a partire dal 21 novembre. Una stagione teatrale ricca, non come ogni anno, ma ancora di più. Ogni anno cerchiamo di dare davvero un nuovo corso a questo teatro, dal 1996 rinnovato, una piccola bomboniera di quasi 300 posti che vede tanti abbonati, ogni anno sempre di più, siamo arrivati quasi a 200, e quindi insomma i posti non sono molti, ma c'è posto per vedere degli spettacoli e un'attività teatrale veramente intensa e di alto livello. Una nuova stagione teatrale bellissima, ovviamente, in collaborazione con lo storico legame che noi abbiamo da sempre con il Comune di San Casciano, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo. Una stagione molto ricca, con 10 titoli, con un'apertura importante con Caterina Gozzanti, che parla appunto del tema legato a tutta una serie di attività e di rappresentazioni contro la violenza sulla donna, e quindi una stagione impegnata, una stagione che vede una versatilità importante di tutta l'offerta, e una stagione che come sempre invito tutti a venire a vedere. Chiudiamo con una mostra molto particolare nelle sale espositive di Palazzo Bastoggi, dedicata ai francobolli, che vanno dalla storia del Granducato di Toscana fino al Regno d'Italia, tra i quali figurano tante rarità. Dal Granducato di Toscana al Regno d'Italia attraverso le emissioni filateliche è la mostra protagonista negli spazi espositivi di Palazzo Bastoggi, visitabile dal lunedì al venerdì fino al prossimo 8 novembre. Grazie alla collezione Giorgio Cuneo sarà possibile ammirare rari francobolli storici che ripercorrono le tappe più significative della storia filatelica della nostra regione. L'idea è stata quella di mettere in mostra alcuni dei pezzi più rari del Granducato di Toscana, senza però trascurare gli altri antichi stati. Quindi si potranno trovare all'interno della mostra alcune particolarità, ad esempio del Ducato di Parma, con dei pezzi rarissimi che sono il sogno di ogni collezionista. Alcuni pezzi dedicati al Regno delle Due Sicilie, al Regno di Napoli. Naturalmente tutta la sala principale è dedicata al Granducato, con la prima e la seconda emissione, una selezione di lettere molto molto rare. Ci sono poi una coppia molto rara del Nove Crazie, annullata il 31 dicembre del 1859, che è l'ultimo giorno d'uso dei valori granducali, per poi passare alle emissioni del governo provvisorio con un rarissimo pezzo dei Cacciatori del Tevere, che è un frammento di Toscanella. C'è da capire che ogni francobollo è veramente un'opera d'arte in miniatura, in particolare quelli degli antichi stati, dove ogni minimo particolare è studiato e niente è lasciato al caso. Quindi spero che questa passione, che viene tramandata da generazioni nella mia famiglia, possa contagiare tutti i visitatori, e vi do il benvenuto a questa mostra.
Questi erano tutti gli argomenti principali della puntata odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento torna come sempre per la prossima settimana su RTV 38. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.